donne e gli uomini in Italia non si riconoscono più esplicitamente nella morale sessuale cattolica, eppure continuano a seguirla. Quali ragioni individua? Questo è abbastanza interessante, in effetti. Cioè, esplicitamente è la parola chiave. Non è di moda dire io obbedisco, no? Quello che è di moda è dire io sono un libero pensatore. E quindi le persone non hanno più voglia di dire, mentre prima si era per bene se si era conformi. I ben pensanti erano quelli che pensavano tutti la stessa cosa, che era quella prescritta. Quindi tu andavi in chiesa, condannavi le persone che facevano sesso fuori del matrimonio procreativo e tutta un'altra serie di cose che sono vere ancora adesso, chi ruba, eccetera, eccetera. Oggi se ne sono aggiunte altre, per esempio prima si condannavano i negri, adesso si condanna chi condanna i negri. Però c'è Sì. sempre, diciamo, c'è sempre un pacchetto di cose che bisogna pensare per essere per bene. Solo che, ecco, prima si poteva dire esplicitamente, adesso invece no, bisogna sempre dire io sono libertario, tutti possono fare quello che voglio, e poi bisogna però far capire che noi obbediamo. Quello rimane assolutamente vero. Quindi tutti possono pensare quello che vogliono, ma naturalmente se uno prova a dire qualcosa contro le donne, contro gli immigrati, cioè, io sono assolutamente un uomo di sinistra che vuole la parità delle donne, l'accoglimento più totale di chiunque voglia venire in Italia, eccetera, eccetera. Però non mi piace e trovo che sia una forma di stupidità che non ci si possa esprimere in altro modo. Cioè, le idee devono essere tutte quante professabili. Da poco è uscita una bellissima lettera firmata da Noam Chomsky, che è quello che è a me più vicino, e vari altri intellettuali internazionali, contro il politically correct, dicendo adesso basta, cioè vanno bene i contenuti, ognuno ha, insomma, noi siamo d'accordo su quasi tutti i contenuti, però che un professore universitario americano debba perdere il posto perché si è permesso di dire qualcosa di diverso, questo è ancora peggio, perché la libertà di pensiero deve esserci assolutamente. Allora, da un lato si è capito che ci deve essere la libertà di pensiero, dall'altro però le persone hanno bisogno, la cosa forse meno importante, appunto, di mezzi per condannare gli altri. Quindi la morale sessuale si presta benissimo a questo. Nessuno vuole rinunciare a poter dire io sono meglio di quella lì, lei ha fatto più carriera, ma la verità è che l'ha fatta, la verità è che ha una poco di buono e quindi io sono meglio di lei, anche se sembra a tutti gli effetti che lei sia meglio di me, no? Però poi c'è un altro motivo ed è che le persone hanno molto bisogno, come osservava Dostoevskij nei Fratelli Karamazov, la famosa parabola del grande inquisitore, hanno molto bisogno che gli si dica cosa fare. Perché se io non ti dico cosa è giusto e cosa è sbagliato, lo devi trovare da solo. Quindi puoi sbagliare. Cioè, tu fai delle tue valutazioni, ti comporti in un certo modo, se poi le cose vanno male, di chi è la colpa? Tua. Allora, nel campo delle relazioni in particolare, è continuo questo fatto che poi le cose vanno male, perché le relazioni sono poco controllabili. E io se devo investire dei soldi, anche lì voglio che non lo faccio a capocchia, cerco di sapere qual è il modo giusto. Di non fare sbagli perché non voglio perderci. Ecco, nelle relazioni invece questo modo giusto, no, non, è più difficile, anche negli investimenti è difficile, mentre invece in certe cose di ingegneria meccanica c'è proprio il modo giusto, pure in cucina c'è abbastanza il modo giusto. Sì, Ecco, la sì. gente vorrebbe le ricettine, vorrebbe il modo giusto seguendo il quale è a posto. Questo è quello che vorrebbe la gente. E allora chi glielo dà il modo giusto? È soltanto una autorevolissima, annosa, secolare agenzia che è sempre riuscita ad accreditarsi come quella del modo giusto, che è la Chiesa Cattolica. Allora, la morale sessuale cattolica è, la gente naturalmente deve poterla violare perché ha degli impulsi, però preferisce non restare senza questa grande mamma che gli dice come si deve fare. Preferisce dire, beh, ho sbagliato, ma posso sempre ritornare e adeguarmi, allora nessuno mi potrà più dire niente. Quindi la metafora che usavo nel libro è come il nuotare, no? Noi sappiamo nuotare, nuotiamo anche volentieri, ma se ci dicessero non puoi più mettere i piedi a terra, staremmo molto male. Anche se tu sai nuotare, nuotare deve essere una tua libera scelta del momento che puoi revocare in qualunque momento per riappoggiare i piedi sul suolo sicuro, dove qualcuno ti garantisce. Ecco, il pesce invece non ha bisogno del suolo sicuro, il pesce è davvero a suo agio nella libertà dei movimenti del nuoto. Noi non siamo come pesci nella morale sessuale, noi vogliamo poter fare una nuotatina. Ma vogliamo anche avere un terreno sicuro che ci esima dal costruire noi, assumendoci noi la responsabilità, l'insieme di quello che è giusto e sbagliato per noi. È quello che racconta il grande inquisitore a Gesù nella parabola che racconta Ivan Karamazov. Cioè, dice, tu sei venuto, io ti metto al rogo perché tu sei venuto a rovinare tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi 1600 anni. Tu avevi predicato,
tante belle cose, tra cui ovviamente la libertà che è responsabilità, però la gente non aveva bisogno di questo. Noi abbiamo preso la forza del tuo messaggio e l'abbiamo incanalata in una serie di norme, di costrizioni in cui la gente si accomoda. La gente vuole solo avere il pane garantito e non essere libera, perché la libertà è scomoda. E allora tu vieni e ricominci con questa storia della libertà e mandi all'aria tutto, quindi ti devo eliminare il più presto possibile. Quindi non è che ti brucio perché non ho capito che sei Gesù, ti brucio perché ho capito che sei Gesù e voglio difendere l'umanità da questa tua autenticità che insomma è proprio fuori, pisciare fuori del vaso.